Allora, con un saluto ad una figura storica che ha rappresentato tantissimo per questa società, che è Buratti, purtroppo ci ha lasciato, quindi iniziamo con questa conferenza stampa, quindi un saluto a questa figura storica che spesso associamo a quella della conservatoria della rigidità, no? Ancora tante maglie e tante cose si sono conservate nel nostro stadio, è sicuramente per merito suo, non so. Tanti di Nicola credo abbia avuto a che fare, Piracini, dicendo con questa persona storica che ha fatto, come dicevamo prima, parte della famiglia del Cesena dall'inizio per 40 anni e credo che come succede poi nella vita, nella realtà di tutte le società, oggi un pezzo della storia del Cesena e della memoria storica del Cesena oggi. Quindi dobbiamo iniziare questa conferenza stampa dedicandogli un saluto. Per quanto riguarda noi, ricominciamo, ripartiamo con chiaramente la voglia di dare il massimo, la voglia di riscattare una stagione che sicuramente, principalmente nella seconda parte, non ci ha dato sicuramente grandi soddisfazioni, quindi abbiamo voglia di riprenderci l'intensità, insomma, di giocare per la vittoria, di presentarci questo campionato con sicuramente gli stimoli per dire la nostra. Chiaramente, come succede in tutti i cambiamenti di campionato, ci saranno molti movimenti in entrata e molti movimenti in uscita. Cercheremo di allestire la rosa più competitiva possibile, insomma, per fare il massimo senza nessun tipo di programma, ma chiaramente con la voglia di fare bene, di stupire, di lanciare qualche giorno. Quindi questo è quello che ci aspettiamo in questa stagione. La situazione è mutata rispetto all'anno scorso, chiaramente, però senza indugio e con orgoglio partiamo da una categoria importante come quella della Serie B, con lo spirito e l'atteggiamento corretto. Sono state fatte delle scelte, altre ne saranno fatte in un'ottica di sia di continuità, di rinnovamento che di innovazione. Quello che è chiaro è che, dato che ho messo anche alla squadra già il giocatore, che lo spirito quest'anno sarà assolutamente battagliero, combattivo, con un fine da cominciare più. Non ci nascondiamo dietro a obiettivi non dichiarati, vediamo come verrà configurata la rosa effettivamente, se per il caso è fatto il primo video, quindi nel corso sicuramente ci sarà in ogni caso un movimento. Siamo molto fiduciosi, i ragazzi sono giovani, motivati e con voglia di mettere per fare bene la loro parte. Quindi auguro e ci auguriamo un buon lavoro tutti successivamente quest'anno per fare squadra, gruppo, società, città, giocatori e anche voi del tuo lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti. Io mi unisco al ricordo di Buratti, che è una persona che ha sempre dimostrato grande affetto, quindi posso che ricordarlo positivamente. E niente, rimango a disposizione delle vostre domande, delle considerazioni che possiamo fare insieme. Per l'altro, prima oggi. Per l'altro, diamo una buona trattativa, sì. Diciamo siamo molto avanti. Potrebbe, sì. E per D'Alessandro? Anche D'Alessandro è, diciamo, quasi alla fine, insomma, quindi un giocatore che verrà, penso, aggregato nei prossimi giorni o due. Lui ha avuto il suo agente che è stato un po' all'estero, poi che ha fatto la trattativa di Lucio tra l'Inter e la Juve, quindi è stato molto impegnato. Adesso abbiamo un accordo di massima, mancano, diciamo così, alcuni dettagli, ma ci siamo. E su Gessa sta lavorando Maurizio, ci abbiamo dato una settimana di decisioni, anche lui è fuori e quindi entra domenica, credo, vero? Ieri sera, quindi adesso sono tutte buone trattative avviate, non credo che ci siano grosse
complicati, insomma. Una domanda per quanto riguarda la punta da affiancare a Succi, la situazione di Argemagni o su altri nomi che stanno circolando? Adesso sicuramente partiremo così, vogliamo vedere, come dicevo prima, vogliamo vedere anche, dobbiamo dare la possibilità anche ai giocatori sui quali abbiamo investito, che sono di nostra proprietà, di vedere come si comportano in questo ritiro. Poi decideremo se ci sentiremo poco, tra virgolette, poco coperti, decideremo di intervenire. Sicuramente un altro punto insomma, è in previsione, questo sì. Però adesso dire se ha domande piuttosto che un altro giocatore, non te lo dico perché non è assolutamente qualcosa di imbastito. Qualcuno di voi è molto di riferimento, un modo che ci credo possa esaltare determinate caratteristiche di questa squadra, però sono convinto che prima la macchina bisogna averla in mano e poi vedere in che modo farla funzionare meglio, anche perché siamo una squadra totalmente, o credo, se non è totalmente, se andiamo vicini, sfondata, quindi bisogna andare sul campo e vedere che approcci si riesce a avere con questa squadra. Anche all'allenatore precedente c'è sempre un confronto quando si usava. Quando il direttore sportivo, quindi siamo in stretto contatto praticamente ogni secondo. Il rapporto diretto è quello lì. Io che non mi fido è che ascolto uno e l'altro. Cerco di capire dove è la verità che ti trovi. Però, ripeto, come ho detto prima, la conoscenza che abbiamo sicuramente facilita il capirsi e l'orientarsi con idee che a volte possono essere anche differenti, che però devono portare al bene di questa squadra. Sei stato praticamente uno dei primi acquisti, anche sicuramente quello magari di maggior rilievo, e hai detto subito sì a Cesena, vuoi dire perché, quali sono stati i motivi che hanno portato subito qua? Tanto buongiorno a tutti, maggior rilievo ti ringrazio, poi bisognerà vederlo in campo. Il discorso, cioè, fondamentalmente il discorso subito sia a Cesena, stati in primis perché loro hanno subito avuto grande interesse nei miei confronti e io cercavo subito e sapevo che non sarei rimasto a Palermo, sapevo che dovevo cambiare aria e sapevo che dovevo cercare una piazza secondo me molto importante come questa, che è una piazza molto affascinante perché ha molte componenti belle soprattutto per un calciatore, e però c'era la voglia di trovare una società che credesse in me e la voglia insomma di rilancio mio, di partire subito perché avevo anche la voglia di partire immediatamente con una squadra perché volevo affrontare il ritiro che l'anno scorso per dire non ho praticamente mai fatto, quindi tutte queste componenti erano uguali tra me la società, quindi il giorno che poi realmente ci siamo incontrati faccia a faccia abbiamo chiuso subito insomma. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio la società per l'opportunità che mi ha dato, sono onorato di vestire ancora una volta questa maglia in una categoria così importante. Beh, sicuramente essere il portiere che deve sostituire Antonioli sicuramente è un'incombenza difficile, però io ho grandissima stima di Francesco, ho passato un anno bellissimo con lui, lavorare insieme mi ha insegnato tanto e credo che per me sia importante trasmettere sul campo quello che lui mi ha dato sul campo di allenamento per un anno intero. Michele, io volevo chiedere ancora quanto ti senti cambiato dopo l'ultimo anno di Serie A appunto come di te a Franca d'Antonioli e nel quale comunque hai fatto delle presenze anche importanti come le sue altre presenze contro il Napoli. Quali sensazioni ti ha dato, quanto ti senti cambiato tecnicamente, ma diciamo anche sul profilo mentale? Beh, sicuramente mi sento migliorato tanto, per questo mi sento diventato più uomo, credo che un anno in Serie A deve confrontarsi comunque con grandi giocatori, porti a migliorare tanto, e sono pronto e carico per questo anno in Serie B e far bene a Cesena. Riguardo insomma, ai
dove comunque hanno staff che ti danno conoscenza. Una cosa che sono e una cosa che io cerco sempre di portare a Cittadina è la discussione di Viste, di Ray Marston. E poi parlando quindi di Castori, che tu parlo di Cadenza, poi a Piacenza, quindi fa parlare con tante persone che sono passate qua, non hanno parlato della piazza, quindi quando hanno parlato di Cittadina, ero contento di subito anche un operatore che è una cosa giusta per noi, che dimostra e dimostra di dare meglio di quello che fa tutto l'anno scorso.